Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a cucinare insieme una vellutata di patate, carote e zucca con il siero del latte. Allora, per iniziare, come ingredienti ci serviranno 400 g di zucca, 4 carote, 3 patate medie oppure 6 piccole, come nel mio caso. 650 ml di siero di latte, rosmarino in foglie, olio d'oliva e una cipolla dorata. Come prima cosa andiamo a pulire le nostre verdure. Mettiamo una pentola sul fuoco, mettiamo un goccino di olio e poi andiamo a versare la nostra cipolla e la lasciamo soffriggere un pochino. Dopodiché andiamo ad aggiungere il rosmarino in foglie. Io ho fatto un po' ad occhio. Versiamo la zucca e lasciamo insaporire un po'. La mia era congelata. E quindi ho aspettato che si dividesse quasi tutta in cubetti prima di andare ad aggiungere il resto delle verdure. Nel frattempo le ho lavate per bene. Dopo aver aggiunto tutte le verdure e aver lasciato insaporire per qualche minuto, andiamo ad inserire il siero del latte. Come
copriamo con il coperchio e lasciamo cuocere per 40 minuti. Dopodiché con il mini pimmer andiamo a frullare la nostra vellutata. Questa operazione aggiungiamo sale e pepe, regoliamo per bene, poi se volete potete preparare dei crostini come sto facendo io in una padella con un goccino di olio e il pane fatto a cubetti. Io ho aggiunto anche della noce moscata, un pizzico proprio. Una volta pronti i crostini sono andata a impiattare, come guarnizione avevo tenuto due carote a rondelle e quindi sono andata a metterle sopra e poi i crostini. In questo caso vedete dei mini bignè che ho trovato all'Eurospin apposta per le vellutate, invece Maurizio e Gabriele, sono celiaci, hanno usato i crostini fatti da me. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!